Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui vi presento la decklist del Gyarchia Karakuri aggiornato ottobre 2014. Cominciamo subito con l'annessi del mazzo. Allora, 3 Gyarchia Armor, ovviamente 3, non 2, non 1, ma 3. 3 Gyarchia Accelerator. 3 Gyarchiano MK2, evitate commenti osceni, poi Gyarchiano e vabbè, evitate. Gyarchia Arsenal e Gyarchiano MK3. Lo scopo del mazzo, analizzando i mostri, abbiamo capito che è quello di metterlo in quel posto. Poi, due Gyarchia Ogre e un Gyarchia Attacker. Poi, un Birdman, perché la versione Karakuri è figa col Birdman. Poi, Nishipaki e due Scythe. Ah, e ovviamente, infine, un Redox, che in questo mazzo ce lo vedevo molto ma molto good. Per le magie abbiamo un Book, una spaccatura dimensionale che deve rompere le palle a Shadow e ad Abyss, un Limiter Removal, due Typhoon, un Raigeki perché deve rompere dei Vanity, perché le Vanity sono fastidiose, come ne vedete nel gioco anch'io 3 perché sono fastidiose, e una Soul Charge. Per le trappole abbiamo due Break Frog Skill, due Prison. Un Gyarchia Gear, un Bottomless, un Compulsory, un Macrocosmo che deve rompere le palle pure a Clifford. Non gioco Warning, ma gioco Time Space Trap Hole. Mi auguro di aver detto bene. E preferisco lui in questo meta anziché Warning. E infine tre Vanity, come già anticipato. Per l'extra abbiamo due Gear Giant X, un Abyss Dweller, Castel, il tizio dal nome impronunciabile 101, rango 3 abbiamo il nuovo Gyarny Xyz e un Alucard. E poi per le sincro un Bureido, un Crimson Blader, due Burei, un Blackcross e infine Dracozak e Big Guy. Da questo video era tutto, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e nulla, arrivederci al prossimo video.